Presidente, una vittoria che consente di avvicinare la zona playoff che rimane un obiettivo della Vastese. Ma dopo 3 anni di investimenti, quest'anno abbiamo fatto un campionato per fare almeno i playoff, per dimostrare che noi siamo presenti, noi siamo e facciamo il bene della Vastese e stiamo facendo il tutto per portare in alto questi colori. Purtroppo qui a Vasto qualcuno vuole subito e veloce, ma queste cose a noi non ci piacciono, siamo una bella realtà, dimostriamo di stare sul pezzo e andiamo avanti così. E la sconfitta contro il Vasto Girardi aveva lasciato un po' di amaro in bocca per le occasioni avute, oggi anche diverse occasioni ed è arrivata la vittoria. Ma il pallone una volta ti dà, una volta ti leva, questa purtroppo è la dimostrazione che se non siamo concentrati anche puoi perdere qualsiasi partita. Domenica a Vasto Girardi, ai ragazzi ho fatto i complimenti perché una squadra che fa 7-8 palle gol e che perde con 2 distrazioni devo fare soltanto i complimenti. Oggi per dimostrare che la squadra c'è, stiamo buttando le basi e dico soltanto di stare molto vicino a questa società e a questa squadra che sta facendo molti sacrifici. E la Vastese come è cambiata con Massimo Silva? La Vastese è cambiata perché c'è un allenatore che è esperto, un allenatore che conosce la categoria, un allenatore che purtroppo fa giocare la squadra. Purtroppo? Purtroppo, sì. No, purtroppo nel senso è un piacere. E abbiamo fatto un cammino con l'altro allenatore, con il mister, lo ringrazio per il lavoro che ha fatto, però devo dire che questa squadra, levando Vasto Girardi, adesso ha fatto 4 partite, 3 vittorie e 1 sconfitta.